rimane. Cosa rimane, Calabria, adesso che muore la speranza? Mi rifugierò tra i versi di un poeta che ti amava, mi avvolgerò in quel nobile sudario come una anacoreta che cerca la luce nel buio e ripete un nome all'infinito. Cosa rimane, mia terra, ora che ci hanno rubato anche i sogni? E appari evanescente e smarrita come una stella del mattino. Non sei più il luogo che ha donato al mondo la bellezza e la sapienza, dove si sono incarnate le utopie. Ti chiamano 'ndrangheta, questione meridionale, familismo amorale. Ti chiamano solitudine, ignoranza e disperazione. Da solo innalzerò il tuo vero nome, a mani giunte come un'ostia consacrata. Da solo lotterò per dirarti onore, dignità e ricchezza, anche se sento altre voci invocare verità e giustizia. Voci sempre più vicine che gridano Calabria. Professore, ancora continuiamo con la lettura, quindi continuiamo. Cosa eravamo prima di diventare delle bestie feroci in uno zoo, dove un guardiano indifferente lascia un po' di cibo e se ne va, prima di mendicare il sussidio all'assistente sociale o il lavoro precario al politico? Cos'eravamo prima di ostentare il rispetto e l'onore, prima di finire in galera o all'obitorio, prima che l'Europa ci chiamasse obiettivo 1, prima che la storia venisse cancellata e la dignità calpestata, prima che spargessero il veleno nei nostri campi e che le nostre coscienze si addormentassero? Cos'eravamo? Anche a te. A me? Sì. Anche a te regalerò una rosa e prometterò amore eterno. Anche a te nasconderò questa mia incapacità di amare, per avere una volta amato troppo. Anche con te verrà presto il giorno dell'addio, il tempo dei lunghi silenzi e delle parole ipocrite. Restiamo amici. Anche tu ricorderai le onde che si rompevano sugli scogli di Scilla, i film di Visconti e di Franco e Ciccio, che guardavamo dopo aver fatto l'amore. Tutto appariva un breve sogno e avrai voglia di vomitare. Io continuerò a indossare una maschera dietro cui celare il deserto della mia anima, e cercherò altri visi belli come il tuo per illudermi di vivere. Mi pare che questa poesia sia particolarmente ricca di motivi, e questo anche
ripetuto quattro volte, uno, due, tre, quattro, sì, ripetuto quattro volte, indica un'aggiunta di esperienza, che però di fatto non è un'aggiunta, ma una ripetizione. Anche a te regalerò una rosa. E qui quasi quasi si tradisce. Giuseppe è sempre delicato. Non dona un pasticcino, ma il dono classico che si dà alla donna, da quando la letteratura è letteratura. Perché il rispetto della donna è sempre implicito in queste poesie. La donna, anche quando si fa l'amore, è rispettata. E prometterò amore eterno, che è una promessa, come dice lui, vana. E per cui lui nasconde, anche a te nasconderò questa mia incapacità di amare. E da dove derivi questa incapacità è forse bene che si rifletta. Ma lo dice lui stesso, per avere una volta amato troppo. E quel motivo che vi dicevo, di un amore nel tempo che è rimasto come una piaga, ma anche come una fonte di vita interiore, di sogni. È bello pure che il fare all'amore viene seguito dalla contemplazione. Anche tu ricorderai le onde che si rompevano sugli scogli di Scilla, i film di Visconti e di Franco e Ciccio, che guardavamo dopo aver fatto l'amore, a parte Franco e Ciccio che è un po' comico, gli altri due sono elementi di contemplazione. E poi torna il sogno, tutto apparirà un breve sogno e l'espressione forte, e tu avrai voglia di vomitare. E lui poi parla di questa maschera che lui ritiene di tenere dentro di sé, perché ritiene di non essere un essere vivente, naturalmente in maniera completamente falsa. Ma qui forse è opportuno ricordare la poesia Rondine di Primavera, non so se ce l'avete nel programma, la volete leggere voi? Ce l'abbiamo in programma, se volete, no, volete voi. No, se voi leggete meglio di me. Perché in Rondine, in Rondine di Primavera si parla di questo amore passato ed è una poesia delicatissima, con tutte le immagini sfumate e piene di morbide carezze. Rondine di primavera. Tornerò per dare la caccia alle lucertole, per nascondermi dietro un albero come facevo da bambino. Salirò sul monte più alto per assaporare la solitudine degli anacoreti. Mi nutrirò di uva e di miele, di sale e di acqua. Il mio corpo sarà puro quando ascolterò il lamento delle vedove, le grida gioiose dei bambini. Abbraccerò gli amici di un tempo, cercando fra le rughe l'allegria dei giorni passati. Placherò la sete dei ricordi alla sorgente, ove mia madre bagnava la ginestra, fingendo di non vedere i nostri baci. In mezzo alla siepe rivedrò i nostri volti e il vento mi riporterà le tue carezze. Mi illuderò per un istante che il tempo sia tornato a scorrere.
tornerà il rimpianto dei giorni lontani, quando la fame non ci faceva dormire e gli stracci ci coprivano di rabbia e di vergogna. Credimi, da allora nessun abito, nessuna donna hanno mitigato il freddo della mia solitudine. Avrei dovuto vivere o morire insieme a te, invece di una lunga agonia, invece di specchiarmi ogni mattina in una vetrina di lusso per convincermi di esistere. Tornerò, ma non temere. Non cerco improbabili scintille d'amore nella brace consumata dagli anni. Non voglio il tuo perdono, la tua commiserazione. Ho espiato vivendo la mia colpa. Arriverò in punta di piedi per non turbarti, per morire in compagnia di quello sguardo carico di odio e di amore, quando ci dicemmo addio senza parlare. Ritornerò, anche se non ti ho mai lasciata, per camminare nei vicoli di notte come un ladro, un assassino, un vigliacco, come un innamorato. Poi al mattino volerò intorno al tuo tetto, o rondine di primavera. Era giusto e doveroso leggerlo. Senza titolo. Sono la candela consumata di una chiesa di periferia, dove la gente non prega più, perché ha perso la speranza. Sono il sole invernale, il fiore secco e scolorito che appassisce sul ciglio del marciapiede. Sono il bambino solo e cattivo. La discarica abusiva dove ho gettato la scheda elettorale e la voglia di vivere. Sono il cimitero affollato dei sogni svaniti e dei progetti mai realizzati. Il pozzo secco dove ho estinto la curiosità e la passione. Sono il pantalone della gioventù che ho rattoppato con l'ipocrisia e con il cinismo. La fiumara dei miei 20 anni che si è persa nel mare dell'indifferenza. Vivevo come uno straniero. Vivevo come uno straniero, senza sapere chi ero, da dove venivo. Qualcuno diceva che appartenevo a un popolo pigro e indolente, servile con i forti e arrogante verso i deboli. Un altro diceva che era colpa del clima e del fatto che non c'erano stati i comuni. Tante volte ho imprecato contro i palazzi incompiuti, contro la gente che chiedeva il favore e barattava il suo voto per una falsa promessa. Tante volte ho disprezzato me stesso e la mia famiglia e dicevo: non cambierai mai, Calabria. Poi, per caso, ho scoperto la verità, che appartenevo a una nobile e antica stirpe, che qualcuno aveva cancellato il mio passato e lo aveva sostituito con delle menzogne. Ho saputo che dal nord era venuto un invasore crudele che aveva massacrato molta gente e che mi aveva derubato e mi aveva tolto il lavoro e la dignità. Poi mi aveva accusato, dicendo che ero io che rubavo,
che se stavo male era colpa mia, che lui faceva tanto per me, ma adesso si era stancato. E io lo avevo creduto. Ora so che questo non è vero. Adesso le parole di Francesco II Gaeta sono scolpite nella mia mente e i briganti sono diventati i miei eroi. Adesso so che non è stato sempre così, con i rifiuti sulle strade, con le carceri affollate, con la gente rassegnata e umiliata. E penso che domani potrà cambiare. Finalmente so chi sono e da dove vengo. E muovo i primi timidi passi come un bambino per ricominciare. Scusate, questo è il mio ultimo intervento, poi non vi importuno più. E questa volta cambio registro. Come ho detto già da tempo a Giuseppe, io non condivido questo pensiero e credo che si tratti di una infatuazione del pensiero di Zitara, che è una persona assolutamente da rispettare, che però secondo me ha sopravvalutato il problema dell'oppressione che ci è venuto dal Piemonte. Quando dice, poi per caso ho scoperto la verità, che appartenevo a una nobile e antica stirpe. Tutti gli uomini appartengono a una nobile e antica stirpe. E come si comportano, che bisogna vedere. E lui dice che ha trovato in questa poesia la bellezza dell'atteggiamento dei Borbone, però inizialmente aveva detto: tante volte ho imprecato contro i palazzi incompiuti, contro la gente che chiedeva il favore e barettava il suo voto per una falsa promessa. I palazzi di Reggio sappiamo che sono sorti quando il Democristiano Battaglia in una notte ha dato 5.000 e più permessi di costruzione. Non sono i Savoia. Ecco, non poniamoci dei veli. Le colpe della nostra storia sono molto più antiche e passano, a mio parere, soprattutto per la classe che ha la capacità di influire sul pensiero della gente. E passa attraverso le nostre colpe e quelle dei nostri padri. Questa è la mia opinione, ma ovviamente è soltanto per rispetto dei pensieri che devo dire stasera, che devono essere sinceri. Ma è chiaro che il poeta ha tutto il diritto di fare poesia su argomenti che a lui interessano. Dopodiché io mi fermo e sentiamo le altre poesie. A mio padre, mi sono nutrito della tua generosità e dei tuoi errori. Ho stemperato il carattere focoso che era anche il tuo nella bacinella dell'esperienza, senza poterti dire grazie. E forse non te lo avrei mai detto, anche se il tempo impietosito non avesse interrotto la tua sfortunata esistenza. Bastava solo lo sguardo per capirci. Il mio sentirmi diverso oggi è la prova della nostra eguaglianza. Approfitto di un momento di lucidità in una vita meno autentica per abbracciarti. Lo sai, non credo in Dio come tanti altri, ma sono sicuro che stai sentendo le mie mani, come io
Rivedo i tuoi occhi, limpidi e azzurri, come il mare che amavi tanto. I tuoi sacrifici mi hanno dato un destino migliore e mille rimpianti. È sera. Gli scorpioni, immobili sul muro, tendono agguati alle farfalle. Mia madre legge il solito libro di preghiere consumato dagli anni, come il suo volto. Ricorda quando il paese era vivo e lei, giovinetta, si alzava di notte per recitare i vespri. Adesso le case sono in rovina e i giardini abbandonati. Un gatto ogni tanto appare in una stradina, come un fantasma. La fiumara non fa più paura e i grossi muri a difesa dei bergamotti sono inutili baluardi di un tempo che nessuno conosce. Solo mia madre ogni tanto rincorre il passato. Era felice allora con le amiche a rubare melograni e a filare la lana. Non immaginava che un giorno si sarebbe sposata, che avrebbe lasciato i cari genitori per andare in città. In quel paese sono rimaste le memorie più belle e un piccolo cimitero fra gli ulivi. Avevamo lasciato quelle due ultime, proprio una dedicata al padre e l'altra alla madre, e finiamo con Calabria inutile, un grido veramente, un grido. Calabria a pezzi, smembrata, rovesciata, vomitata, svuotata e sotterrata. Calabria, provvisoria, da asfaltare, da integrare, da riparare, da rilanciare. Calabria democratica, che si candida, che promette, che compra i voti, che risulta che non ce la fa. Calabria in ginocchio, che vota, che protesta, che chiede il favore, che strappa la scheda, che segue la processione. Calabria, occupazione in crescita, le industrie, la Magna Grecia, il mare, i bronzi di Riace. Calabria stampata, esaltata, denigrata, edulcorata, censurata, pubblicizzata. Calabria abusiva, abusata, deturpata, sporcata, incendiata, violentata, ingannata, costretta a emigrare. Calabria latitante, arrestata, giudicata, condannata, assolta in Cassazione. Calabria federale, autonoma, indipendente, leghista, legata, strozzata dai debiti, che compra troppe medicine. Calabria malata, in ambulanza, al pronto soccorso, nelle cliniche private. Possibilità di guarigione 50%. Calabria. Inflazionata, citata, usata, gettata. Il turismo, la colonnazione dei bronzi, il ponte sullo stretto. Calabria colta, ignorante. Corrado Alvaro. L'abbandono scolastico, le sale giochi, la Magna Grecia, le sovvenzioni, i circoli culturali. Calabria col Mercedes e l'abito firmato, al bar, affacciate le finestre, che parla un telefonino. Calabria che scrive poesie. Calabria inutile. Bene, ringraziamo Genova De Pasquale e Elena Vesta, complimenti. E naturalmente adesso conosciamo Giuseppe Gangemi un po' di più, naturalmente. Quello che a me viene in mente, così proprio spontaneamente, è che
È difficile offrire le proprie poesie al pubblico, perché comunque offrire una parte di sé. Quindi quello che mi viene da pensare è che Giuseppe è veramente generoso, perché offrire una parte di se stessi agli altri è veramente un atto di generosità. E con questo breve pensiero passo la parola a Giuseppe, così ci dà un'ulteriore immagine, tratteggia ancora meglio questa raccolta. E... Prima di tutto è doveroso ringraziare il professore Minuta che ha detto queste belle parole su di me. Sapevo che lui apprezzava il mio stile di scrittura, ma non pensavo veramente che mi avrebbe elogiato in questa maniera così veramente bella, così profonda. Anche se abbiamo diversità di vedute sul passato, ci lega veramente l'amore per la nostra terra che lui ha manifestato sempre con le ricerche, con le, veramente per quanto lui dice che è colpa nostra, in gran parte nostra, della situazione in cui ci troviamo, non ci odia nelle sue parole, non c'è assolutamente, anzi, voglio dire, è molto amato da tutte le comunità calabresi proprio per il suo impegno, per la sua onestà, per la sua, voglio dire, anche cultura, alta cultura. Poi volevo ringraziare la professoressa Antonella Genova, una cara amica che conoscevo da molto tempo, ma con cui abbiamo riallacciato i rapporti da poco, dopo un periodo che ci eravamo un po' persi. E poi in particolare voglio ringraziare Pino Arco per l'accompagnamento musicale e soprattutto i due lettori che ho conosciuto al Teatro Atena, Elena Festa e Gennaro De Pasquale, che io stimavo molto. Caterina Parisi si ricorda benissimo degli spettacoli, faceva parte anche lei del teatro, e quindi purtroppo è una di quelle realtà che abbiamo perso un po' per sfortuna, un po' per la scarsa considerazione che hanno che alla cultura infatti da parte dei politici, di chi dovrebbe invece, diciamo, accompagnarla. E che devo dire, soprattutto ringrazio il pubblico composto in gran parte di amici. Apriamo il dibattito se qualcuno vuole intervenire. C'è Gianfranco, prego Gianfranco, vieni. No, vado meglio. Bene. A che cosa? Mi riallaccio alle parole del professore Minuto. La biografia di Sartre si chiama Le parole. Tu sembra, dalla lettura del professore Minuto e dalla lettura delle poesie, che abbia una particolare dimestichezza con le parole, che il tuo filosofo preferito, Jacques Derrida, decostruisce, cioè fa sì che esse nascondano un marchingegno attraverso il quale si scende sempre più in basso, sempre più in basso, sempre più in basso, e qualsiasi parola non è mai quello che effettivamente vuole essere ed è, nasconde un'ambiguità intrinseca, nasconde un controsenso, un cortocircuito, direbbe Derrida, no? Per cui una parola come vita può significare anche morte, no? In questo senso però io ti chiedo, c'è un punto, e Kant l'ha messo bene in evidenza, dicendo la metafisica può arrivare fino a un certo punto, oltre non può arrivare, cioè ci sono dei limiti, oltre non è più metafisica, la fisica può arrivare fino a un certo punto, oltre non può arrivare. Derrida dice la giustizia è l'indecostruibile, non può essere decostruito. Ora, qual è per la tua poesia l'indecostruibile? C'è quello che la poesia non può dire, la tua poesia non può dire, dove le parole non possono arrivare, quello che non si può sapere.
Veramente impegnativa questa risposta. Io penso veramente che non ci sia niente di non decostruibile, diciamo. Anzi, la disseminazione, l'interpretazione libera, diciamo, di un testo e la sua ricchezza. Certamente Umberto Eco mise in guardia dalla lettura paranoica di un testo, perché nel suo nome della rosa i critici vedevano dei messaggi che lui assolutamente non aveva inserito. Ma la lettura paranoica è un'altra cosa dalla lettura libera, dall'interpretazione. La decostruzione si interessa soprattutto dei margini di un testo. Diciamo che mentre Derrida odiava le definizioni, diceva che tutto è problematico, tutto è da mettere in discussione. E certo, la giustizia forse è qualcosa che è un evento e come tale precede il linguaggio, lo supera in un certo senso, è qualcosa che noi, a cui noi non siamo preparati. Cioè è qualcosa, anche la poesia in effetti è questo, la poesia è qualcosa che rompe con il linguaggio usuale e che ci deve sorprendere, sì, ci deve proprio nell'essenzialità del messaggio deve dire tanto, deve... Poi non so se ho risposto alla tua domanda, no? È troppo... Comunque, va bene lo stesso. C'è qualcun altro allora che vuole parlare? Va, vuoi parlare? Che tutto si può dire, neanche con la poesia. E nessuna di tutte le cose che ha detto lui, sì. Perché la parola mette quel limite, puoi dire una cosa ma non tutto. Non tutto, per quello, certo. Possiamo scrivere poesia, parlare. C'è sempre spazio per altre cose, per una nuova, esatto, parola. Tu, Antonio, volevi parlare, prego. Segretario del Partito Comunista dei Lavoratori. Questo potevo risparmiartelo. Mi metti in imbarazzo. Giusto il... Così, introduco con una battuta. Mi sono rimaste poche parole ascoltando le poesie dell'autore Giuseppe Gangemi. Però mi sono rimaste, diciamo, molte emozioni. Giusto mi ha diciamo, dato l'opportunità per diciamo, concentrarmi, oltre a sottolineare la bellezza delle poesie che hanno un po' spaziato un po' la nostra quotidianità, i nostri sentimenti. Lui diciamo, sottolineava spesso le sue poesie i sogni, questa incertezza, questa cosa. Giusto una nota personale per l'autore, dalle sue poesie ho tratto questa sintesi. L'autore credo che con le sue poesie vada alla ricerca di qualcosa, forse quella qualcosa che tutti noi cerchiamo nella vita, una sorta di equilibrio, il rapporto con la natura, con il rapporto con i sentimenti e con le relazioni interpersonali e con la società tutta. Quindi sono degli elementi a me molto cari. E diciamo del lavoro che mi ha un po' fatto riflettere è l'omaggio al poeta Costabile. Lì l'autore, diciamo, ha, come dire, peculiarizzato autoctonamente un aspetto importante della nostra realtà, quindi la Calabria, il Sud. E dico una mia considerazione: io amo la poesia impegnata. Non so se è un luogo comune o un dire così gratuitamente, ma spesso nel passato si è etichettato la poesia come, diciamo, un linguaggio conservatore.
Ecco, nell'omaggio a Costabile invece questo viene rimosso. E espressivamente e energicamente anche espresso questo impegno sociale, questo impegno culturale e politico che secondo me la poesia deve esprimere, perché è pur vero che diciamo deve suscitare i sentimenti, le riflessioni, le cose, ma serve anche ad altro, serve anche a costruire una prospettiva nuova, una prospettiva di cambiamento reale. Il professore Minuto, giustamente, e sono d'accordo con lui, ha più che altro parlato di classe dirigente, ma io oserei dire un ceto politico parassitario che ha, diciamo, culminato nella distruzione della città e della Calabria tutta. E quindi questo, le difficoltà sono quelle che ormai si è persa la coscienza. Si è persa la coscienza perché drammaticamente le condizioni sociali ed economiche hanno, come dire, allontanato dall'impegno, perché bisogna pur vivere, e quindi impegnarsi rappresenterebbe un sacrificio e tante persone questo non possono dedicarlo agli altri, anche perché diciamo questo implicherebbe non solo un'iniziativa, diciamo, pur lodevole di un poeta, di un autore che ha messo a nudo un po' la nostra realtà, ma è una costruzione dal punto di vista organizzativo, e quindi questa è la difficoltà. Io dal 1974 io vivo a Melito, dal 1974 che vengo a Reggio, conosco la città, conosco un po' la cultura, le cose, io così cito perché lui lo sa, io amo molto Nicola Giunta, il poeta Nicola Giunta, che purtroppo è stato dimenticato e che invece già da prima ha fotografato un po' la realtà che progressivamente subiva un degrado morale, sociale e culturale. L'ultima cosa, che non è una nota critica ma è un'osservazione oggettiva, la città è, diciamo, piena di circoli culturali, di associazioni eccetera, ma credo che fondamentalmente queste associazioni e questi circoli non facciano altro che, diciamo, non creare una sorta di permeabilizzazione e di una capacità di sensibilizzare all'impegno civile e sociale. Quindi la poesia credo che debba servire a questo. Grazie. Io, se mi posso permettere, non mi viene in mente un momento in cui perdo le parole, e questo momento è quello dell'incanto. Cioè, ci sono delle cose della vita, un modo di esperire la vita che mi lascia senza parole. Io che lavoro un po' con le parole, insegno, quindi le uso, quello è il momento in cui, quello dell'incanto, il momento in cui si perdono le parole, quindi non puoi esprimere ciò che senti, ciò che in quel momento ti arriva in modo estremamente emozionale, quindi lì le parole non ci sono più, un luogo dove le parole non abitano. Questo è molto semplicemente, fuori dalle teorie filosofiche, dai discorsi grandi, proprio semplicemente mi accade, e quindi suppongo che sia questo per quanto mi riguarda. Comunque, io vuole qualcuno aggiungere, perché non vorrei concludere io. Vorrei che qualcuno concludesse, se ha ancora qualche domanda, qualche intervento. Sì, prego. L'atmosfera che si è creata è... è veramente emozionante, perché la Calabria è inattaccabile sotto la via della sapienza esoterica nel mondo occidentale. La culla di questa sapienza è a Croton con Pitagora. Queste parole le diceva un mio amico, si chiama Jan van Rijkenborg, olandese, parla 7 lingue, è un pitagorico come io, adesso mi metto seduto per terra perché mi vergogno anche di dirlo, che è una cosa troppo bella e importante, ma qui
siamo in questa atmosfera di meraviglia, di gioia incredibile, di emozioni inspiegabili e impossibile da esprimere veramente. Io non sono capace. Però voglio dire che questa atmosfera, questo signore che le dicevo prima, che parla sette lingue, pitagorico, Pitagora è venuto da noi quando poteva stare a casa sua, benissimo dov'era, perché qui c'era un gruppo di persone che poteva capire il suo linguaggio. E poi vicino a lui c'è un altro grande scienziato della medicina, della salute, un medico, Alcmeone, che guarì la regina di Persia che nessuno riusciva a curarla. Lo stesso, la Magna Grecia deriva dall'invidia che smosse perfino il grande Alessandro il Macedone, perché non sapeva che cosa stesse succedendo qua e mandò a controllare, a vedere. Allora se ne accorse quello che c'era qua, dice, ma com'è possibile queste meraviglie? Questo è il nostro fratello, allora noi ci allarghiamo, la chiameremo Magna Grecia. Ecco perché quindi noi abbiamo scosso perfino la quiete e la tranquillità di Alessandro il Macedone, che ha voluto allargarsi, aveva il potere di farlo, e è diventata Grande Grecia. Questa è la realtà, se qualcuno la vuole attaccare io faccio il pappagallo, si troverà in grave difficoltà e diventerà ridicolo. Questa è la realtà di oggi ancora. Un altro grande che era venuto qui da noi in Italia, tedesco, dice, per quello sto parlando, dice, l'attimo produce e l'attimo gode e a nuove sponde invita un giorno nuovo. Goethe, che era venuto in Italia. Grazie, grazie, no. Ho finito. Dice, conosci tu Goethe, alla figlia, al nipote, conosci tu laggiù, dove tra il cupo fogliame ardono i frutti d'or, laggiù con te mio dolce amor vorrei ritornar. Questa è la realtà. Quindi è la Calabria è la culla della sapienza esoterica in Occidente. Per favore, prendiamo atto, mettiamoci in ginocchio, vergogniamoci se del caso, ma ricominciamo su questa via della vera anima della Calabria, l'anima esoterica spirituale, no, non l'anima biologica, quella spirituale. Questo significa uomo conosci te stesso, saper rispondere a queste due. Comunque, vabbè, basta così, perché il discorso sarebbe. Grazie a tutti, a te che hai combinato questa atmosfera con quelle meraviglie di poesia, di gioielli letterari e artistiche. Va bene, auguri, grazie a tutti, speriamo di continuare per un bel po'. Grazie della sua conclusione, grazie a tutti, buona serata e buona poesia. Arrivederci.